Domenica 28 gennaio, siamo lungo il corso mascherato, siamo alla prima edizione del Carnevale 2024 in compagnia del Volon, la maschera per l'eccellenza del Carnevale. Volon è pronto per vivere questa giornata? Prontissimo, il clima non è ideale questa mattina, ma per questa sera è previsto un bel sole. Comunque c'è uno studio che ha detto che una giornata al Carnevale vale più di una settimana in vacanza alle terme. Chi l'ha detto? Come che l'ha? Il Boulogne il dice, chi l'avrà detto? La ballata del Boulogne, perché noi con il Boulogne e come il Boulogne siamo sopra le righe e balliamo esprimendo tutta la nostra boulonneria negli spazi della nostra città. Quante maestre siete e quanti bambini siete? Siamo la primaria Luigi Rossi per un totale di 32 bambini e una secondaria di primo grado 22 bambini, quindi in tutto 53. In quanto tempo avete preparato queste mascherate? Abbiamo cominciato a lavorare qualche settimana prima di Natale e ci siamo ritrovati con la nostra illustratrice Emanuela Orciari a scuola per collaborare, ideare tutta la ballata e di conseguenza proporre ai bambini e poi seguire anche le loro proposte, perché tanto hanno arricchito e tanto hanno creato loro, chiaramente. Quindi un omaggio alla tradizione fanese. Un omaggio a Fano, al Boulogne e al nostro Carnevale. Qual è il vostro progetto? Il nostro progetto si intitola Le maschere della musica. Abbiamo ricercato le varie culture del mondo dove le maschere, la danza e la musica si uniscono per esprimere la cultura del popolo. Quanto divertimento c'è stato dei bambini collaborare a questa iniziativa? Molto, molto. È stata un'occasione proprio bella per fare questo viaggio nel mondo, esprimere la nostra creatività e poi ecco, ogni bambino è riuscito così a trovare l'espressività dove si riconosceva meglio. E poi per i bambini è importante anche imparare a lavorare insieme. Assolutamente, sì sì sì, infatti nel collaborare, nello scambio dei materiali, anche nella scenografia, è stata veramente un'occasione molto piacevole e importante. Lei è l'insegnante della scuola Gentile, avete realizzato questo progetto che si intitola? Il Mangia Sogni, noi ci siamo ispirati al carro di Luca Vasilic, il Mangia Sogni, e abbiamo chiesto ai bambini cosa provocasse in loro la musica, quindi tutte le emozioni, e da loro sono uscite solo sensazioni di emozioni di benessere, quindi mascherata super colorata e super per allegra. Ne approfitto per ringraziare Giulia Coniglio, che è l'esperta che ci ha seguito, i docenti, i bambini e i genitori della scuola primaria Gentile, che sono stati eccezionali. Grazie. I bambini sono racchiusi in scatoloni colorati. Sì, 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 sono scatoloni che rappresentano musica, emozioni e sogno per loro. Quanti sono i bambini? 105. Tuo fratello è vestito da scatolone della scuola Gentile, tu invece da cosa sei vestito? Io sono vestito da Tirannosauro Rex. Tu ti piace stamattina stare qui in compagnia dei tuoi amici? Sì. Stai divertendo? Sì, molto. E per la mamma che esperienza è vivere stamattina il Carnevale dei bambini? No, è una bella esperienza, l'ho già fatta l'anno scorso, è molto bella e soprattutto coinvolgente. Ritornerete anche oggi pomeriggio? Certo. Stamattina lei è il Carnevale, come ci si sente? Ah, bene, bene, siamo in festa e poi a me queste cose piacciono, quindi dai, tutto a posto, tutto ok. Contento suo figlio di partecipare a questa mascherata? Certo, sì sì, abbiamo anche aiutato a collaborare il laboratorio per aiutare ai ragazzi a finire le maschere, abbiamo dato un grande aiuto alle maestre. Da Pesaro per assistere al Carnevale Fanese, da che cosa siete vestiti? Io e mia figlia maggiore da principesse, da Sirenetta e Belle. Invece il papà con la figlia piccolina sono Harry Potter e la Mandragora. Allora, buon Carnevale. Grazie mille. Buon Carnevale!